diciamo che non è un momento sicuramente positivo, però diciamo pure d'altra parte che la cosa che ti lascia più l'amaro in bocca in questo momento è il fatto che non è, diciamo, derivato magari da prestazioni negative. Forse è questa la cosa che dispiace di più, il fatto che comunque sia in queste due partite, nonostante abbiamo giocato a Pisa, che è una squadra, diciamo, costruita per vincere, e anche domenica in Grosseto, penso che a livello di prestazioni l'abbiamo fatta. Sicuramente è venuto meno magari in alcuni momenti frangenti della partita fondamentali, un po' di attenzione, un po' di, ecco, un po' di furbizia ed astuzia, perché poi penso che la prestazione l'abbiamo fatta e quindi ecco, dispiace soprattutto per questo, però poi c'è sempre da essere equilibrati perché in momenti di difficoltà bisogna, come si dice, ancora di più tirar fuori quello che è un discorso di spogliatoio, di gruppo, riunirsi ancora di più, ricompattarsi. E continuare a lavorare come stiamo facendo, perché sotto questo punto di vista penso che non ci possiamo rimproverare nulla, perché il lavoro non è mai venuto meno da parte nostra. E l'unica arma che abbiamo è magari lavorare ancora di più, cercare di spingere il massimo, ma come stiamo già facendo da tanto, da quando si è partiti di tiro. Però ecco, penso che con la giusta mentalità e con lo spirito che abbiamo messo questo qui, magari mettendoci un po' più di attenzione, un po' più di cattiveria in alcune circostanze, penso che ne possiamo uscire tranquillamente da questo momento un po', diciamo, non felice. Vabbè, da lavorare c'è sempre, perché da migliorare c'è sempre da migliorare, no? Però penso che, cioè non è un caso, cioè nel senso che penso che è una cosa oggettiva il fatto che abbiamo preso con due partite, abbiamo preso tanti gol su palla inattiva, no? Quindi sono gol comunque sia che si possono evitare con un po' più attenzione, un po' più di, come dicevo prima, un po' di astuzia, perché non è che dice è stato magari costruite le azioni da gol su belle giocate dell'avversario, su delle palle messe in mezzo dove dobbiamo stare più attenti e poi ovvio che comunque sia, poi questo sarà il mister a sapere dove magari c'è da lavorare durante la settimana per far sì che magari si possa migliorare. No, ma io sinceramente dico la verità, non penso che quest'anno ci siano gironi facili, nel senso che forse il sud era forse un po' più discorso a livello ambientale, forse per quello, però come squadre penso che anche in questo girone sono squadre forti e noi sappiamo che non è che ci aspettiamo di fare passeggiata la domenica, sappiamo che è dura. Però come ho detto prima, se vai a vedere le partite, no? Io penso che tu hai giocato contro il Pisa, te la sei giocata, magari il primo tempo hai fatto un po' meno bene, però al secondo tempo hai giocato bene tu, hai messo sotto il Pisa, hai creato 5-6 palle gol, e considerando che il Pisa è una di quelle squadre che dovrebbero vincere il campionato, quindi questo ti fa anche capire che se fai le cose fatte bene te la puoi giocare con tutte. È ovvio che poi non puoi lasciare niente al caso perché a questi livelli come sbagli paghi.